Benvenuti al sesto e ultimo webinar della Regione Marche. I webinar, come ormai abbiamo già avuto modo di vedere nelle puntate precedenti, sono stati realizzati al fine di trasmettere i contenuti e i significati dei temi su cui la Regione intende attivare il confronto col territorio in materia di sviluppo sostenibile. Supportano dunque il processo partecipativo con cui la comunità marchigiana è chiamata a partecipare alla costruzione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e successivamente a contribuire alla sua realizzazione. Attraverso la reperibilità dell'intero ciclo di incontri nel sito della Regione Marche dedicato alla strategia di sviluppo sostenibile, l'ente intende inoltre rendere noto a tutti coloro che lo desiderano il percorso attivato e i temi chiave su cui il territorio, in tutte le sue espressioni, sia singole che collettive, potrà lavorare per un futuro sostenibile. In continuità con l'approccio sviluppato in ogni incontro, anche in questo webinar andremo a sviluppare la scelta strategica e la nostra quinta scelta strategica identificata dalla Regione Marche, attraverso tre principali momenti, come si può vedere dall'agenda del webinar di oggi. Il primo, l'intervento di un testimone, esperto della materia, che ci aiuterà ad affrontare e comprendere i significati dello sviluppo economico sostenibile, anche in termini sia attuali che prospettici. A seguire vedremo alcuni casi, ovvero delle best practice ed esperienze realizzate nel nostro paese, utili a comprendere come sviluppare modelli produttivi circolari e ambientalmente compatibili, anche attivando processi di sviluppo e innovazione. Infine, nella terza e fase conclusiva, entreremo nel merito della scelta strategica, andando a condividere quelli che sono i possibili risultati attesi, ovvero i macro ambiti da raggiungere, e gli ambiti invece di confronto con il territorio, ovvero i temi chiave sui quali, durante il processo di concertazione territoriale, si andranno a raccogliere i contributi degli stakeholder marchigiani con l'obiettivo di identificare i contenuti e le azioni da porre alla base della strategia regionale di sviluppo sostenibile della Regione Marche. In particolare, come già accennato, nel webinar di oggi tratteremo il tema dello sviluppo economico sostenibile. La crescita del sistema produttivo rappresenta un driver fondamentale per aumentare l'occupazione, stimolare la ricerca e l'innovazione e migliorare l'attenzione verso modelli sostenibili di produzione. La disponibilità di strumenti di ricerca per l'innovazione e di metodi e modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali rappresenta dunque un'opportunità di sviluppo dei territori e una strategia per l'attivazione di interventi in un'ottica di sistema e con modalità innovative. Ciò rende conciliabili le esigenze di sviluppo competitivo e le istanze per una crescita sostenibile. Si tratta quindi di coniugare le sfide dell'innovazione con la sostenibilità ambientale, economica e occupazionale, valorizzando le caratteristiche distintive della comunità regionale e agevolando l'integrazione fra sistema scientifico e sistema produttivo, attraverso l'inserimento in azienda di un personale altamente qualificato. Come per i webinar precedenti, per comprendere meglio significati e le possibilità di un percorso di sviluppo sostenibile e per inquadrare in maniera generale il tema, abbiamo dunque rivolto alcune domande all'ingegner Masoni, presidente di Ecoinnovazione e membro per l'Italia del Technical Expert Group on Sustainable Finance della Commissione europea. L'ingegner Masoni ci aiuterà a comprendere i temi alla base dello sviluppo economico sostenibile, come quelli di economia circolare o di riuso e riciclo. Ringrazio l'ingegner Masoni per la partecipazione e passo la parola al collega. L'economia industriale, fin dalle sue origini, si è sempre sviluppata adottando un modello per lo più lineare, che consisteva quindi nell'estrazione delle risorse, nell'uso per realizzare i prodotti e poi con la produzione dei rifiuti. Questo è ovviamente un modello inefficiente perché il valore economico dei materiali che sono presenti nei prodotti viene gettato via come rifiuti. Prendendo spunto dalla natura, dove il rifiuto di una specie diventa sempre una risorsa per un'altra e gli ecosistemi mantengono in circolo le sostanze nutritive, è stato proposto il modello denominato economia circolare, dove si cerca di mantenere il più a lungo possibile il valore dei materiali all'interno dell'economia.
Ovviamente dal punto di vista fisico si capisce che un'economia interamente circolare non è possibile perché ogni trasformazione comporta inevitabilmente delle perdite, per cui ci sarà sempre bisogno di estrarre risorse dall'ambiente. Ma complessivamente, attraverso l'economia circolare, il sistema economico acquista efficienza e quindi riduce la pressione sull'ambiente sia attraverso una richiesta inferiore di risorse da estrarre dalla natura, sia con una minore produzione di rifiuti. Un altro concetto che si affianca spesso all'economia circolare è quello dell'economia verde, che però è un concetto più ampio, e sostanzialmente anche diverso rispetto a quello dell'economia circolare. Infatti, per economia verde si intende un'economia che sia basata e incentrata sia su tecnologie, su dei prodotti, sui servizi che siano rispettosi dell'ambiente, cioè che abbiano complessivamente nel loro intero ciclo di vita un impatto ambientale ridotto. All'interno dell'economia verde, per fare un esempio, rientrano le tecnologie di produzione di energia da fonti rinnovabili, che hanno emissioni ridotto pressoché nulle di gas ad effetto serra, quindi che hanno effetto sul cambiamento climatico. E nello stesso tempo queste tecnologie di fonti di energia da fonti rinnovabili non devono danneggiare in altro modo l'ambiente. Apro una piccola parentesi su questo tema, perché recentissimamente la Commissione europea ha promosso lo sviluppo della cosiddetta tassonomia, cui ho avuto l'onore di partecipare personalmente, al suo sviluppo, e si tratta di un sistema di classificazione di tutte le attività economiche, individuando quelle e sotto quali criteri possono fornire un contributo sostanziale alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e nel contempo non producono un danno significativo ad altri aspetti ambientali, quali l'inquinamento, l'uso sostenibile delle risorse idriche e del mare, danni agli ecosistemi e ostacoli anche allo sviluppo dell'economia circolare. Ecco, come si vede, l'economia circolare quindi rientra all'interno del concetto più ampio di economia verde come modalità per incrementare l'efficienza dell'uso delle risorse, diminuendone quindi gli impatti. E ritornando al concetto di economia circolare, un errore che spesso viene fatto è quello di considerare l'economia circolare come la modalità di riusare o riciclare rifiuti prodotti, soltanto questo, ecco, non è vero. In realtà questo, quello di riusare e riciclare rifiuti prodotti, è senz'altro un obiettivo prioritario dell'economia circolare, ma essa necessita di affrontare la questione in modo più completo, partendo dalla diversa progettazione dei prodotti, fornendo ai consumatori le corrette informazioni che gli consentano di fare scelte consapevoli sul mercato. E questo è l'elemento più importante, organizzando adeguatamente la società, scusate, a tutti i livelli, consumatori, città, regioni. A questo riguardo la Commissione europea ha sviluppato e recentemente ha aggiornato una strategia per l'economia circolare, che individua anche quelli che sono i settori industriali prioritari su quali concentrare gli sforzi, perché essi sono i responsabili di un attuale uso inefficiente delle risorse. E questi settori industriali prioritari sono l'elettronica e l'informatica, le batterie e i veicoli elettrici, gli imballaggi, la plastica di cui tanto si parla, i tessili, il settore delle costruzioni e l'uso dell'acqua e il ciclo dei nutrienti. Quindi il piano della Commissione europea intende affrontare con misure sia orizzontali sia verticali su questi settori il tema della promozione dell'economia circolare a tutti i livelli. È importante considerare quelle che sono le differenze fra tre concetti che vengono spesso dal cittadino comune in parte confusi, che sono i concetti di riuso, riciclo e recupero che stanno alla base di molte delle strategie dell'economia circolare. Riuso significa che un prodotto al termine della sua vita utile, eventualmente sottoponendolo a una manutenzione straordinaria,
viene rimesso sul mercato e riutilizzato ancora per lo stesso scopo. Tanto per fare un esempio molto concreto, è quello promosso ad esempio dai negozi di mercatino per l'usato, dove tutti noi abbiamo portato i nostri prodotti che non utilizzavamo più per metterli in vendita o, metterli, o consentirne l'uso ad altre persone. A questo riguardo il riuso appunto consente di prolungare la vita economica utile del prodotto, evitando l'impatto derivante dalla fabbricazione di un nuovo prodotto. E apro una piccola parentesi su questo perché come Ecoinnovazione noi abbiamo fatto proprio uno studio approfondito su quelli che sono i vantaggi ambientali derivanti dal riuso per una catena di franchising di negozi di mercato per l'usato. E i risultati sono stati impressionanti in termini di vantaggi ambientali che derivano dalla quantità dei prodotti che vengono riutilizzati attraverso questi negozi di mercato per l'usato. Il secondo concetto, quello del riciclo, è un concetto di riutilizzare, intervenire sul prodotto per separarne i materiali di cui è costituito. E attraverso eventuali interventi tecnologici produrre la cosiddetta materia prima seconda. Sarebbe sostanzialmente una materia che sostituisce, evita la produzione di nuovi materiali vergini. Anche qui per fare un esempio, il vetro che noi conferiamo nelle campane torna nelle vetrerie per essere rifuso e realizzare nuovi prodotti. E l'operazione del rifuso del rottame di vetro ha un consumo energetico molto inferiore rispetto a quello necessario per produrre il vetro vergine. Quindi, oltre a un risparmio di sostanze di estrazione di risorse dall'ambiente, c'è anche un risparmio molto significativo di energia. Sul concetto di energia si passa quindi al termine recupero, che col termine recupero appunto si intende la valorizzazione energetica del materiale. Anche qua facciamo un esempio, la plastica mista, quella che noi conferiamo all'interno della raccolta differenziata per la plastica, essa viene, diciamo, i materiali a più alto valore vengono separati, quello che rimane è il cosiddetto plasmix, che è di difficile riciclaggio e di scarso valore. Quindi può essere effettivamente meglio recuperato dal punto di vista energetico, ad esempio utilizzandolo all'interno dei cementifici in sostituzione di combustibili fossili. Quindi con il recupero si valorizza il contenuto energetico del materiale che sarebbe ovviamente perduto se questo invece fosse inviato in discarica. Come in parte ho già accennato precedentemente, l'economia circolare necessita di una rivisitazione completa dell'attuale sistema economico, dove in gran parte continua il paradigma lineare. Per concretizzare il concetto, facciamo un esempio relativo agli imballaggi. Riprogettare un imballaggio in chiave circolare riguarda il soddisfacimento di criteri tecnici, ambientali ed economici. L'azienda utilizzatrice dell'imballaggio deve per forza interfacciarsi e collaborare con numerosi altri attori della filiera, ad esempio il produttore dei materiali da imballaggi, per individuare, anche qui un esempio, un monomateriale che possa sostituire un poliaccoppiato non riciclabile, un monomateriale che però mantenga le stesse caratteristiche di protezione del prodotto che ha l'attuale imballaggio non riciclabile. Il secondo attore che deve essere per forza coinvolto è il produttore delle macchine da imballaggio, per verificare che questo nuovo materiale possa essere effettivamente lavorato dalle macchine che l'azienda ha e quindi il concetto di macchinabilità del nuovo materiale. È necessario che l'azienda, nel momento in cui sostituisce un proprio imballaggio, si rivolga anche al consumatore, in modo tale da fornire le informazioni per la corretta raccolta differenziata dell'imballaggio.
Ma non basta tutto questo, c'è anche bisogno di capire effettivamente se quelle che sono caratteristiche tecniche e teoriche trovano un'attuazione pratica attraverso il trattamento della raccolta differenziata, quello specifico tipo di imballaggio, a quando viene inviato, quando viene raccolto in modo differenziato dal cittadino e dopo la raccolta, questa plastica viene inviata a un impianto che separa le diverse tipologie riciclabili e il residuo Plasmix, come ho già accennato precedentemente, viene inviato al recupero energetico. Quindi non basta verificare tecnicamente la riciclabilità del materiale, bisogna anche vedere se poi esistono le condizioni tecniche e organizzative che ne consentano l'effettivo riciclaggio. Quindi un ulteriore attore che va ulteriormente coinvolto è appunto il riciclatore, quello che acquista dal consorzio Coreplan le diverse frazioni di imballaggi di plastica separate e attraverso i suoi impianti tecnologici e le sue relazioni di mercato produce una materia prima seconda che viene rimessa sul mercato. Ecco, questi sono tutti gli attori che nel caso di una progettazione in chiave circolare di un imballaggio devono essere coinvolti. Ma non è sufficiente nemmeno questo, è necessario anche che tutto questo sia accompagnato da verifiche con opportuna analisi attraverso, ad esempio, la valutazione del ciclo di vita o l'LCA, che il nuovo imballaggio ha effettivamente delle prestazioni ambientali migliorative rispetto alla soluzione precedente. Anche qui, per fare un esempio, uno potrebbe pensare di sostituire un imballaggio in plastica con un imballaggio in carta adeguatamente trattata. Ecco, se però di carta ce n'è bisogno di una quantità in peso decisamente superiore rispetto a quella della plastica, può darsi che alla fine, anche se la carta è pienamente riciclabile, il vantaggio venga diminuito o addirittura annullato dalla maggiore quantità di materiale che è necessario. Ecco, tutto questo esempio fa capire come c'è la necessità di coinvolgere l'intera filiera a monte e a valle del produttore, per ottenere tutti quegli effetti di sinergici e complementari che consentano di raggiungere una soluzione circolare e che sia anche ambientalmente preferibile. Tutto questo percorso di eco-innovazione è virtuoso perché oltre ai risultati tangibili che si ottengono nel caso del progetto specifico, la cooperazione e l'innovazione fra i diversi attori della filiera comunque produce valore sia per ciascun attore della filiera stessa. Un processo di eco-innovazione come questo comunque produce valore per l'intera società perché riduce appunto la quantità di materiale e quindi di valore che viene inviato, che non viene recuperato e viene inviato alla dismissione, stimola la creazione di nuovi posti di lavoro nelle filiere e molti di questi nuovi posti di lavoro hanno anche un elevato contenuto di conoscenza perché come facilmente possiamo capire dagli esempi che ho portato, ciascun attore della filiera ha bisogno di personale adeguatamente formato e con competenze di elevato spessore tecnico-scientifico. Quindi, per concludere, un ragionamento sull'economia circolare e la sua importanza di mercato, è chiaro che l'economia circolare diventa effettivamente un driver per consentire nuove opportunità di successo industriale e occupazionale e nello stesso tempo ridurre anche l'impronta ambientale complessiva del sistema produttivo italiano. Sul tema dell'economia circolare, l'Italia è un paese virtuoso, lo dimostrano i dati che annualmente vengono raccolti dall'Osservatorio sull'economia circolare, l'ENEA e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Da questo rapporto si vede che la gran parte degli indicatori analizzati collocano l'Italia tra i paesi più avanzati europei sul tema dell'economia circolare.
Tutto questo nasce da quella che sono alcune delle tradizioni italiane e anche delle debolezze italiane stesse, che comunque l'Italia è riuscita a volgere in chiave positiva. Ad esempio, la scarsità di risorse naturali ha da sempre stimolato il riciclo e il recupero. E ne ci sono esempi, mi viene in mente l'esempio della Valtrompia in Lombardia, dove alla fine della Seconda Guerra Mondiale si sono messi a riciclare l'ottone dei bossoli delle munizioni dei cannoni per realizzare rubinetti, rubinetteria, eccetera. Ecco, questa è diventata poi appunto una modalità che ha creato uno sviluppo industriale. L'altro elemento che ha sempre caratterizzato l'Italia e che nel passato ne ha fatta effettivamente un grosso punto di forza è la tradizione dei distretti, che adesso si sta evolvendo più nel concetto di reti. E questo sviluppo di collaborazioni di filiera sono estremamente importanti per promuovere l'innovazione e sono cruciali per quanto riguarda l'economia circolare, come l'esempio che ho fatto sugli imballaggi ha mostrato. Tutto questo è vero non solo per l'industria manifatturiera, anche per l'agroalimentare. Esistono esempi virtuosi di industrie agroalimentari che riciclano o estraggono valore da residui agricoli, scarti di lavorazione agroalimentare, rifiuti di processo. Tutto questo si arriva anche ad esempi in cui si recupera un quasi percentuali superiori al 90%, insomma, dei prodotti agricoli utilizzati. Altro elemento di forza italiano è che abbiamo buone competenze tecnico-scientifiche che sono comunque indispensabili per promuovere un'innovazione sostenibile. Quello che serve è l'occasione degli ingenti fondi europei che si attendono per il prossimo futuro, il cosiddetto Recovery Fund, non va assolutamente persa da questo punto di vista. Da sottolineare che una percentuale significativa di tali fondi, superiore al 30%, deve necessariamente essere indirizzata verso l'economia verde e sostenibile. Quindi, a mio avviso, parte di questi fondi dovrebbero essere indirizzati per promuovere l'innovazione di sistema, che è la più difficile e complessa, ma anche quella che ha effetti duraturi e strutturali. Come si è accennato, per promuovere effettivamente un'economia circolare e sostenibile è indispensabile il coinvolgimento di tutti gli attori delle filiere, la promozione e valorizzazione di adeguate competenze tecniche, scientifiche e metodologiche, da non dimenticare che anche la cosiddetta soft science, cioè le scienze sociali e psicologiche, hanno un ruolo fondamentale da giocare nell'economia circolare, perché occorre promuovere anche modifiche di comportamento dei cittadini per evitare di insorgere, di creare delle barriere che possono invalidare le innovazioni perseguite. Quindi, un'operazione che intenda effettivamente promuovere, l'economia circolare in senso ampio deve riguardare la ricerca e lo sviluppo, che deve creare appunto gli strumenti e le competenze tecnologiche e scientifiche di base. Questi risultati devono essere trasferiti al mondo dell'impresa, quindi le modalità di trasferimento sono efficienti, sono un elemento indispensabile per consentire che ci sia questo flusso di conoscenza dal mondo della ricerca al mondo delle imprese. Devono esserci incentivazioni di collaborazione di filiera, perché senza questa collaborazione di filiera diventa molto difficile effettivamente riuscire a individuare e valorizzare soluzioni circolari. Bisogna anche promuovere innovazione dei business model, perché spesso si deve andare verso uno spostamento dal prodotto al servizio, cioè pensare che non è tanto di un prodotto che il consumatore poi ha bisogno, ma ha bisogno del servizio che questo prodotto svolge. E quindi attraverso la trasformazione da prodotto a servizio si può effettivamente trovare soluzioni molto più efficienti, a ridotto impatto ambientale e con un uso più efficiente delle risorse naturali. Quindi
Quindi bisogna anche ripensare i business model delle imprese. Ovviamente però sono necessari anche interventi strutturali sui sistemi di base, quale l'energia, trasporti e rifiuti. Come abbiamo visto nell'esempio degli imballaggi, se non esiste un sistema adeguato di raccolta e trattamento dei rifiuti, anche materiali che sono tecnicamente riciclabili spesso non vengono riciclati perché mancano le condizioni tecnologiche per poterlo fare. Quindi gli interventi su questi elementi strutturali sono importanti, ma non da non dimenticarci infine l'elemento più importante, che è il coinvolgimento attivo e consapevole dei cittadini. Tutto questo deve essere sinergico e coordinato, è ovvio che quindi il problema non è per niente banale, è una sfida estremamente importante da affrontare e tutti noi speriamo che il mondo politico a tutti i livelli, nazionale e regionale, ne sia all'altezza. In Italia, come ho detto, esistono numerosi esempi di buone pratiche e queste possono essere diffuse come esempi da replicare. Una cosa che mi preme sottolineare e che non deve mai mancare in un progetto di economia circolare o economia verde è di considerare la fase di valutazione analitica e dettagliata dei benefici ambientali effettivamente raggiungibili, utilizzando strumentazioni metodologiche come la valutazione del ciclo di vita e l'ECA. Queste analisi ambientali consentono non solo di quantificare e quindi poi di poter comunicare i benefici ottenuti, quindi sono estremamente importanti per le aziende virtuose che attuano processi di circolarità all'interno dei loro prodotti, però queste analisi consentono anche di individuare potenziali compromessi fra diversi indicatori ambientali che necessitano di essere gestiti e ottimizzati. Anche qua voglio portare un esempio. I materiali di origine agricola sono per loro natura rinnovabili e presentano il vantaggio di assorbire l'anidride carbonica nella fase di coltura. Però l'agricoltura necessita di suolo, utilizza fertilizzanti che sono a loro volta responsabili sia di emissioni di gas serra, sia di potenziale inquinamento delle falde, si utilizza risorse idriche. Sono quindi intrinsecamente presenti dei compromessi fra indicatori ambientali, quindi utilizzare materiali di origine vegetale consente senz'altro un miglioramento dell'effetto sul cambiamento climatico, però si possono avere effetti potenzialmente negativi su altri indicatori ambientali e questo devono essere attentamente valutati e gestiti. Ulteriore elemento di complicazione è il fatto che le valutazioni ambientali, se vogliamo parlare effettivamente di sostenibilità, devono essere affiancate anche da analisi degli effetti sociali ed economici. Quindi l'innovazione sostenibile richiede di fare il conto intrinsecamente la complessità del concetto della sostenibilità. Questa complessità non deve essere ignorata, altrimenti si rischia di cadere in errori ed effetti indesiderati. Su qui potrei fare un sacco di esempi, quello che mi viene in mente è quello degli incentivi sui biocombustibili di prima generazione che l'Europa aveva stimolato. La semplificazione è che i combustibili da fonti rinnovabili sono sempre da preferire ai combustibili fossili ha impedito in una prima fase di considerare effetti indiretti molto rilevanti, quale la promozione della deforestazione o effetti sociali derivanti dagli aumenti dei prezzi delle materie prime utilizzate, quali cereali. Quindi per concludere un po' questo ragionamento odierno, direi che l'Italia ha tutte le caratteristiche per poter essere in prima linea a livello europeo sul tema dell'economia circolare, alle tradizioni tecnologiche e relazionali che consentono effettivamente una più facile implementazione di progetti di circolarità, alle competenze tecnico-scientifiche adeguate. Quello che serve è un'azione di sistema che metta in sinergia tutti gli aspetti positivi
consenta il dialogo fra i diversi attori, consenta di individuare le sinergie e i punti di forza di un'azione congiunta e non si dimentichi mai di valutare effettivamente quelli che sono i risultati in termini di sostenibilità che le nuove soluzioni proposte possono ottenere. Ringraziamo ancora il nostro testimone, grazie al quale abbiamo compreso gli aspetti più importanti per costruire modelli produttivi ed economico-sostenibili, in grado di conciliare l'innovazione e la tecnologia con lo sviluppo delle comunità e il rispetto dell'ambiente. A supporto del confronto territoriale, per dare concretezza con alcuni casi, a quanto abbiamo sentito illustrare dal nostro esperto poco fa, vediamo assieme alcune best practice già sviluppate nel nostro paese come esempi di circolarità e di innovazione sostenibile. Lo faremo in particolare attraverso tre esempi. Il primo è il progetto Genesi, il secondo è il progetto Live Steam e infine il caso di Contarina S.p.A. Partiamo dal primo progetto, lo sviluppo economico sostenibile, il progetto Genesi. Per inquadrare le ragioni di fondo di tale progetto, ecco, si riconducono alla forte crescita negli ultimi anni della domanda di prodotti e servizi qualificati da un punto di vista della sostenibilità ambientale. Questo prodotto evidentemente può essere soddisfatto solamente considerando la sostenibilità già a monte, quindi durante il processo di progettazione. E infatti direi provato scientificamente che le decisioni prese in fase progettuale hanno un effetto veramente significativo sugli impatti ambientali dell'intero ciclo di vita del prodotto. Esempio, come riportato nel recente piano per l'economia circolare della nuova politica ambientale dell'European Green Deal, si stima che ben l'80% degli impatti ambientali di un prodotto lungo tutta la catena del valore sia proprio determinato dalla fase di progettazione. Il progetto Genesi nasce dunque con la volontà di ideare dei tools di progettazione facilmente utilizzabili e sufficientemente robusti per la valutazione degli impatti ambientali da parte di progettisti ed imprese, sviluppando una metodologia e una piattaforma di ecodesign per compiere le corrette scelte sugli aspetti ambientali, pur non perdendo evidentemente di vista i costi e gli altri classici drivers di progettazione. Riepiloghiamo i principali obiettivi, le caratteristiche e le attività del progetto. Innanzitutto è stata definita una metodologia di ecodesign basata sia su tools di progettazione tradizionali che su nuovi tools appositamente sviluppati proprio per il miglioramento delle performance ambientali ed economiche del ciclo di vita dei prodotti. In generale, infatti, il ciclo di vita di un prodotto è costituito da cinque fasi principali standard, come l'estrazione e la scelta dei materiali, la produzione e l'assemblaggio, il trasporto, infine l'uso e il fine vita. Proprio la metodologia Genesi permette di considerare contemporaneamente tutte queste cinque fasi, migliorandone le performance sotto diversi punti di vista. Seconda caratteristica importante è stato lo sviluppo di software tools ad elevata usabilità per la valutazione della sostenibilità ambientale ed economica. Quindi un tool il più possibile semplificato che permettesse di effettuare analisi preliminari e rapide, considerando in particolare le fasi di scelta dei materiali e i processi di produzione. Terza caratteristica molto importante è l'integrazione dei software tools attraverso la definizione di un file standard per lo scambio dei dati, in modo tale da garantirne l'interoperabilità all'interno. Inoltre, l'integrazione della piattaforma e degli strumenti con i software tools più tradizionali usati in ambito di progettazione, come ad esempio CAD, PLM. Attraverso questa cooperazione sinergica tra i tools è possibile ridefinire l'intero processo di progettazione, considerando allo stesso tempo diversi aspetti, quali la geometria, i requisiti strutturali, i materiali e i costi, e infine, ecco, proprio gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita. Ultima caratteristica che volevamo segnalare e sottolineare è lo sviluppo di un portale web per l'integrazione di soggetti dell'intera supply chain nella metodologia di ecodesign. Quindi i fornitori certificati possono fornire proprio attraverso il portale web informazioni sulla loro azienda e i loro prodotti, quindi da ricostruire nella maniera più completa l'impatto ambientale lungo il ciclo di vita e lungo la supply chain dell'organizzazione.
In sintesi, come possiamo vedere dalle principali caratteristiche di progetto illustrate nella slide, il progetto ha portato allo sviluppo di una metodologia cosiddetta Genesi che fornisce supporto all'applicazione efficace di strategie di ecodesign e all'integrazione delle informazioni ambientali all'interno dei processi aziendali esistenti, di progettazione e di sviluppo, in modo da supportare un approccio strategico e sistematico di implementazione dell'ecodesign in contesti industriali. Tale metodologia, ecco, come riepilogavamo nella tavola, è in particolare rivolta a imprese e progettisti che si approcciano all'ecodesign o per la prima volta o che vogliono incrementare l'efficacia di strategie di ecodesign già esistenti. Infine, è stato creato il Genesi Education Center, che include materiale educativo e di training legato all'implementazione dell'ecodesign in contesti industriali. Il materiale copre sia tematiche introduttive che avanzate ed è disponibile per il download in un'apposita sezione del sito di progetto. Veniamo al secondo case study di oggi, che è il progetto Live Steam, in corso dal 2019, quindi piuttosto recente, finanziato tramite il progetto europeo Live, che, come possiamo vedere dalla slide di sintesi, nasce dalla necessità di valorizzare gli scarti lignocellulosici, il principale costituente di sfalci e di potature, e convertirli in biocarburanti avanzati e fertilizzanti agricoli per impianti di produzione che utilizzano o producono energia. Come per gli altri casi, veramente un quadro di contesto generale per introdurre il progetto. Si può osservare come gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione dei parchi urbani e privati siano potenzialmente un ottimo punto di partenza per la produzione di biocarburanti attraverso il processo di digestione anaerobica. Tuttavia, ecco, la problematica è che attualmente meno del 9% degli sfalci e delle potature raccolti viene oggi utilizzato a tale scopo. Il fattore limitante è rappresentato dalla predominanza di fibre lignocellulosiche che non consentono un'efficace biodegradazione microbica, rendendo quindi la produzione di biocarburanti non competitiva sul mercato. Quindi il progetto Live Steam, come dicevamo in precedenza, intende sviluppare un prototipo innovativo per pretrattare efficacemente sfalci e potature prima di inviarli alla digestione anaerobica, sviluppando quindi un processo sostenibile che non preveda l'uso di sostanze chimiche o grandi quantità di energia per trasformarli poi in biocarburanti avanzati da impiegare nel settore dei trasporti o fertilizzanti per uso agricolo. L'intento, quindi, un altro importante obiettivo è quello di ridurre evidentemente la quantità di rifiuti che oggi vengono destinate alle discariche, la frazione compostabile e di conseguenza le emissioni in atmosfera. Ottenere quindi una risorsa a partire da uno scarto di basso valore come questo, in linea con la riduzione della dipendenza dei combustibili fossili, sono degli obiettivi, scusate, in accordo con la visione dell'Unione Europea sulle risorse rinnovabili e sulla mobilità sostenibile. Prima di passare al terzo e ultimo case study, volevamo riassumere sinteticamente le diverse fasi del progetto. La fase iniziale ha visto lo sviluppo dell'ingegneria complessiva di processo, meccanica ed elettrica, e lo sviluppo di un software che saranno necessari, ecco, per la realizzazione completa dell'impianto. A seguire si ha una fase attuativa con cui si prevede di realizzare l'impianto e testarlo per un periodo di 12 mesi al fine di dimostrare la fattibilità industriale. Un punto importante al fine di valutare e sfruttare appieno i valori aggiunti che questo progetto può portare in termini di impatto ambientale, i partner del progetto monitoreranno in modo approfondito le prestazioni ambientali del processo e dei prodotti ottenuti attraverso alcuni KPIs di monitoraggio che verranno definiti. A seguire, le attività di implementazione del progetto saranno supportate da una continua attività di comunicazione e di diffusione dei risultati ottenuti. Diffusione dei risultati che avverrà attraverso diversi canali, come la presentazione dei risultati del progetto a fiere, eventi internazionali, l'aggiornamento regolare del sito e dei social media e la preparazione di materiale più, diciamo, multimediale.
In ultimo sarà messo in atto un piano di gestione per definire regole, organi, ruoli di gestione, monitoraggio dei rischi e della qualità, rendicontazione e comunicazione al fine di garantire una gestione regolare ed efficace per tutta la durata del progetto. Siamo arrivati al terzo e ultimo case study di oggi e quindi presenteremo in questo progetto il sistema di riciclo dei materiali assorbenti sviluppato e brevettato da FATER. Presso il polo di trattamento dei rifiuti di Spresiano, provincia di Treviso, è stato installato un impianto sperimentale per il riciclo dei prodotti assorbenti per la persona, come pannolini, assorbenti, pannoloni, inaugurato nel marzo 2015 e realizzato nell'ambito del progetto Recall, cofinanziato dall'Unione Europea, come dicevamo prima, proprio in collaborazione con FATER SPA, azienda leader nella produzione di prodotti assorbenti per la persona. Il comune di Ponte nelle Alpi è stato il primo in Italia ad aderire all'iniziativa e l'Istituto di ricerca Ambiente Italia. In particolare, ecco, questo impianto, l'impianto di Lovadina, è il primo impianto su scala industriale al mondo che è in grado di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti usati. Come? Grazie all'utilizzo del vapore che elimina i potenziali patogeni e abbatte i cattivi odori, trasformando così materie prime e ad alto valore aggiunto, come la plastica, la cellulosa e il polimero superassorbente, che potranno poi quindi essere riutilizzati nei processi produttivi. Si tratta di un'innovazione tecnologica di sistema che possiamo considerare completamente made in Italy, che ha ricevuto il riconoscimento Eco Innovation nel 2011 a parte della Commissione Europea. Veramente qualche breve cenno sulla storia del progetto per poi concludere con i principali vantaggi in termini economici e ambientali raggiunti. Quindi qualche breve cenno sulla storia del progetto. Lo studio e lo sviluppo di questa nuova tecnologia hanno preso il via nel 2008. Dapprima attraverso l'utilizzo di macchine su piccola scala che tramite vapore e pressione aprivano e sterilizzavano i prodotti assorbenti usati, separando meccanicamente le loro componenti. Ottenuti i primi risultati positivi da due modelli di macchina a volumi crescenti, nel 2015 FATER è arrivata alla realizzazione di una terza macchina sperimentale pensata proprio per i volumi industriali. Grazie all'autorizzazione della Regione Veneto e alla collaborazione con Contarina SPA, la macchina ha operato costantemente per validare l'efficacia della sua applicazione su scala industriale. I dati prodotti e le esperienze maturate in 3 anni di sperimentazione sono stati così impiegati per la versione cosiddetta 4.0 della macchina del riciclo. Come dicevamo, vantaggi ambientali ed economici evidenti, in primis ovviamente l'eliminazione dei prodotti assorbenti da discariche e inceneratori evita emissioni equivalenti a quelle assorbite ogni anno da oltre, pensate, 30.000 alberi. Se esteso a tutto il territorio nazionale, questo sistema industriale consentirebbe di ridurre le emissioni climalteranti prodotte ogni anno da oltre 100.000 automobili. Il riciclo di questi prodotti, di questi rifiuti, potrebbe consentire di risparmiare ogni anno il consumo di 10 ettari di suoli, che è lo spazio occupato da 13 campi da calcio. Con la quinta e ultima scelta strategica, che ricordiamo, promuovere la ricerca industriale e l'innovazione tecnologica verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili, in termini di innovazione ed efficienza energetica, riduzione delle emissioni nell'ambiente, recupero e riutilizzo di sottoprodotti e scarti, sviluppo di produzioni biocompatibili. Con questa scelta strategica la Regione intende favorire una visione dell'economia basata su una crescita sostenibile, oltre che migliorare le condizioni ambientali e la coesione sociale. Un modello economico sostenibile può infatti contribuire all'ampliamento dei mercati di riferimento e avere degli effetti positivi in termini di creazione di posti di lavoro e di aumento della competitività delle aziende. Cosa significa questo? Accrescere la consapevolezza nel sistema produttivo rispetto al fatto che i concetti di sostenibilità e di competitività non sono assolutamente antitetici, ma anzi possono coniugarsi attraverso nuovi modelli di business. Intervenire, ecco, però sui modelli di business
come ci ha rappresentato l'ingegnere Masoni, il nostro testimone all'esterno, non è semplice e implica un rafforzamento dell'approccio collaborativo e di condivisione tra attori della filiera produttiva. Significa quindi passare da una logica il cui raggiungimento degli obiettivi rappresenta solo un vantaggio per la singola azienda, ad un approccio in cui deve esserlo per l'intera filiera produttiva, per la comunità e per tutto il territorio di riferimento. Se dunque questo è il significato della scelta strategica identificata dalla Regione Marche, i macro obiettivi a cui potrà tendere la strategia regionale di sviluppo sostenibile in relazione a questa tematica paiono essere principalmente tre. Il primo, innovazione come driver dello sviluppo imprenditoriale. Il secondo, incentivazione di processi di economia circolare. E infine il terzo, ricerca e formazione per il benessere, la crescita professionale e l'occupazione. L'individuazione di questi obiettivi collegati alla scelta strategica e alla nostra quinta scelta strategica significa orientare le scelte in un'ottica di sviluppo di un'economia basata sulla ricerca e l'innovazione tecnologica verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili e che miri a tendere all'eliminazione degli sprechi e all'ottimizzazione dei processi. Ciò richiede di intervenire su diversi ambiti che saranno, come ricordato in apertura di webinar, che saranno oggetto del confronto con tutti gli stakeholder, con tutti gli interlocutori del territorio. In particolare, ecco, anche in questo caso, riepiloghiamo a titolo non esaustivo quelli che possono essere gli ambiti di lavoro, che sintetizziamo per ciascuno dei risultati attesi citati poco fa. Per quanto riguarda il primo, l'innovazione come driver dello sviluppo imprenditoriale, possiamo citare il tema dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, ossia promuovere le conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, anche favorendo il ricambio generazionale. Oppure il turismo, e quindi supportare l'innovazione delle strutture ricettive anche attraverso l'utilizzo di soluzioni per il risparmio energetico, scusate, e altre soluzioni green. Infine, eccellenze produttive del territorio, quindi valorizzare i settori produttivi distintivi del territorio marchigiano anche grazie all'innovazione delle filiere in chiave sostenibile. Oppure, secondo, quindi incentivazione di processi di economia circolare, e quindi possiamo parlare di manifattura sostenibile, e quindi incentivazione dello sviluppo di un sistema produttivo circolare che garantisca elevata sostenibilità sia ambientale che economica. Oppure rifiuti, quindi ridurre la produzione di scarti e favorire il riempiego dei rifiuti nelle attività produttive. Venendo al terzo macro ambito, quindi ricerca e formazione per il benessere, la crescita professionale e l'occupazione. In questo caso possiamo parlare di inclusione lavorativa, ovvero creazione di nuove opportunità occupazionali derivanti dalle innovazioni che possono produrre pari opportunità per tutti i cittadini. Infine, innovazione per la salute del benessere, come ad esempio sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che permettono di migliorare le cure, la qualità e lo stile di vita della popolazione. Su questi ambiti principali, così come su quelli proposti in relazione alle altre quattro strategiche della regione che abbiamo trattato nel corso dei precedenti webinar, potranno esprimere la propria visione e gli stakeholder durante la fase di confronto. Con l'incontro di oggi noi vi salutiamo e vi ringraziamo per la partecipazione al ciclo di webinar regionali e ci auguriamo che i contenuti proposti possano contribuire alla miglior definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e al raggiungimento dei 17 obiettivi definiti dalle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile. Grazie ancora a tutti per la partecipazione e arrivederci.